Guardate che io non ho dato ancora, ho dato sempre solo la definizione iniziale, quindi non sto facendo tanto una teoria. Sto però partendo dagli esempi, la teoria la facciamo domani, partendo dalle 6 a termini di segno costante. Però sto facendo degli esempi dai quali imparare. Adesso vediamo questa serie qui. Somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n quadro. Questo esempio lo sviluppiamo numericamente. Questo esempio vedremo l'anno prossimo che questa qua fa pi greco quadro sesto. Quindi non è una serie che non si calcola, si calcola. Però per poterla calcolare ci serviranno le serie di Fourier. E le pari domande. Quindi adesso non la sappiamo ancora. Quindi che facciamo? Allora, io faccio questa osservazione. 1 su n quadro è compreso tra 1 su n per n più 1, e qua ho aumentato il denominatore e quindi la frazione è diminuita, e dall'altro 1 su n per n meno 1. Oh, questa diseguaglianza per quali n vale? Per n da 2 in poi, almeno entrambe. Questa è da 1 in poi, quest'altra è da 2 in poi, perché se faccio ci metto 1 ci viene 0 al denominatore a destra, e quindi non faccio. Quindi il mio addendo, diciamo, chiamiamolo A con n, è compreso tra B con n e C con n. Ok? Allora, se io adesso faccio la somma per k che va da 2 a n di A con n, secondo voi che cosa succederà? B con k, A con k, B con k. Secondo voi cosa succederà? Che sommando cose più grandi ottengo un risultato più grande, e che sommando cose più piccole ottengo un risultato più piccolo. È banale, o no? Però io queste somme le so fare, perché questo chi è? Quando, quando k è uguale a 2, qua ci metto k a posto di n, quindi un mezzo, poi un sesto, non sono proprio gli elementi, i termini della serie di Mengoni. E quindi quanto viene qua? Qua viene 1 meno quanto? L'ultimo pezzo che sommo è 1 su n per n meno 1, che è 1 su n meno 1 meno 1 su n. Quando facevamo la somma della serie di Mengoni, se vi ricordate, rimaneva il secondo pezzo dell'ultimo termine, e quindi qua viene 1 meno 1 su n. Qui viene 1 meno 1 su n. 1 meno 1 su n. Scusate, qua non è 1, perché quando k uguale a 2, questo è un sesto, quindi è un mezzo meno un terzo. Quindi il primo termine non è 1, è il primo termine è un mezzo meno un terzo, il secondo termine è un terzo meno. Nel caso di destra era 1 meno un mezzo, 1 su n meno 1 meno 1 su n. Allora quando sommate rimangono questo e questo, quindi viene 1 meno 1 su n. A sinistra invece era un mezzo meno un terzo meno un quarto. Alla fine era 1 su n meno 1 su n. No? E quindi
meno 1 uguale a P. Quindi io cosa ho dimostrato? Facciamo la somma per k che va da 1 fino a n, di 1 su n quadri. Questa è compresa tra cosa? Attenzione, 1 su k quadri. Cioè, era la somma per k che va da 1 a n di a con k. Il nostro da con k, 1 su k quadri. È compresa tra quanto? Allora io dico che qua è compresa tra 3 mezzi meno 1 su n più 1 e 2 meno 1 su n. Perché? Queste disuguaglianze le avevo fatte da 2 in poi. Allora, come rimediare a ottenere una disuguaglianza che valga per tutta la somma parziale? Basta aggiungere a tutte le parti il primo termine faceva 1. Allora, sommando 1 da tutte le parti, qua viene 1 più un mezzo fa 3 mezzi, meno quello che è, da quest'altra parte viene 1 più 1 che fa 2, e qui in mezzo viene la somma parziale di questo. Quando n tende a infinito, questo che fa? Tende a? Tre mezzi. Questo che fa? Questo qua. Dove è uno su n, che fa? Tende a 2. E questa che sta in mezzo che fa? Se io sapessi solo che è una successione, non potrei dire al limite, perché questa potrebbe benissimo oscillare quando gli pare da 3 mezzi e 2, ma questa non è una successione qualunque, è una successione, cioè le somme sono somme parziali di roba positiva. Quando aumento l'indice, che cosa fa la somma? Aumenta. Quindi questa è una successione monotona strettamente crescente, limitata dall'alto, quindi tende a S. Sappiamo anche che S è compreso da 3 e mezzo. Sì, sì. 3 e mezzo sui primi due termini, 1 più mezzo. S è un valore, no, non ho capito allora. Non sono i primi due termini, sono 1 più il primo pezzo e il secondo termine. Tende alla somma S. Questa cresce. È limitata, è una successione monotona e limitata dall'alto, e quindi ha una somma, ha un limite. Quel limite è quello, il limite delle somme parziali è quello che abbiamo chiamato somma della serie. Quindi la serie è sommabile. Grazie a queste disuguaglianze sappiamo anche che la sua somma è compresa tra 3 mezzi e 2. Vediamo un po', ci troviamo pi greco 4 sesti è più grande di 3 mezzi? Sì, perché pi greco è maggiore di 3. Quindi pi greco quadro è maggiore di 9, 9 sesti fa 3 mezzi. È minore di 2? Eh sì, perché pi greco quadro sarà intorno a 10, e 2 è 12 sesti. E quindi è compresa tra 3 mezzi e 2. Ci troviamo? Ok. Ah, vabbè, ho fatto una dimostrazione, ho dimostrato che è sommabile. Adesso come faccio? Allora, vediamo un po'. Adesso dovete calcolare la somma approssimandola. Avete il computer. Cosa fate? Allora, questa somma qui
essere naturale spezzarla in due modi. Questo, insomma, una banale dimostrazione dimostra che è possibile. Io posso sempre spezzarla in una somma finita. Questa chi è? Come si chiama questa qui? No, lasciamo stare quanto può fare. È la somma parziale miesima di indice n. Cioè io la sommo fino a un certo punto, fino a n. Questo invece si chiama resto miesimo, due punti uguale def, diciamo. Vabbè, scriviamocelo così. Se ci metti due punti sotto sembra una cosa strana, sembra R deriva 2. Allora, questa è la somma parziale miesima, già l'abbiamo definita, e questo è il resto miesimo. Allora, qui cominciano a succedere cose strane. Allora, la somma parziale miesima approssimerà sempre meglio la somma totale. E vabbè. Quindi, il resto parziale miesimo tenderà a zero. Questo perché la serie è sommabile. Mettiamo che qui c'era 1 su n, era 1 su n, qua la somma parziale miesima era un numero e il resto miesimo era sempre più infinito. Quindi il comportamento della serie dipenderà sempre, vedremo, dal resto miesimo. La serie fa quello che fa il resto miesimo. Se il resto miesimo diverge, la serie diverge. Se converge, la serie converge. Il resto miesimo oscilla e non converge, la serie oscilla e non converge. Però se la serie converge, il resto miesimo tenderà a zero. E quindi quando ne sommiamo tanti di termini, alla fine otterremo una buona approssimazione della somma parziale. Allora, quello che voglio far vedere adesso, questi ultimi 10 minuti, penso che ce l'ho 10 minuti, 6 minuti, più recupero, è il fatto che il ragionamento che ho fatto prima ci può aiutare non solo a capire che la serie converge, ma anche a fare meno conti. Allora, se tu, diciamo, non se tu non sai fare altro, cosa fai? Fai questa somma fino a che il tuo computer regge. Questo fai. Allora, mettiamo che ci metti un miliardo di termini. Un miliardo di termini, quindi S 10 alla 9 più R 10 alla 9 fa la mia S. Allora, questa la calcola il computer. E questa, boh. Ok? Allora, però, io cosa so? So che R, questa è la somma per n che va da 10 alla 9 più 1 a infinito di 1 su n quadro. Questa è minore o uguale, anzi minore stretto, della somma per n che va da 10 alla 9 più 1 sotto a più infinito di quanto? Di 1 su n, per n meno 1, o no? Cioè ho fatto la stessa disuguaglianza di prima, e poi questa disuguaglianza l'ho considerata non solo per, lì c'era una somma finita, quella considerata per il resto. Lo posso fare? Sì, perché sostanzialmente vale per le somme parziali e vale pure passando al limite. Adesso, questa somma qua io la so fare. Questa quanto fa? Questo, il primo termine è 1 su n meno 1 per meno 1 su n. Quando faccio la somma della serie di Mengel mi viene il primo pezzo del primo termine, quindi questo è 1 fratto 10 alla 9. Sarebbe 1 fratto questo numero qua meno 1. Quindi cosa ho scoperto? Ho scoperto che qua
ho fatto un errore, quando vado a sommare col computer, oltre agli errori di addizione, perché sono gli errori di addizione? Perché comunque il computer mi tiene i termini fino alla quindicesima cifra decimale. Quindi, però, su 10 alla 9 termini posso sperare che quell'errore, se tiene i termini fino alla quindicesima cifra decimale, per esempio in MATLAB, mi faccio un errore minore di 10 alla meno 9. E allora, a questo punto, in realtà forse, comunque insomma, se lo faccio in maniera opportuna è meno di 10 alla meno 9. Però in ogni caso, questo qua c'è un errore, quello là per adesso lo trascuriamo. Qui faccio un errore di 10 alla 9. Ok? Un errore che al massimo può essere 10 alla 9. Quindi sono sicuro di avere probabilmente la mia serie, la somma della mia serie esatta fino alla settima, ottava cifra decimale. Non di più. Però, se voi ci fate caso, questa è maggiore o uguale alla somma per n che va da 10 alla 9 più 1 a più infinito di 1 fratto a n per n più 1. E questo quanto fa? Fa 1 fratto 10 alla 9 più 1. Cioè la stessa serie di mengoli che inizia un numero dopo. Allora, quindi io posso scrivere che S è compreso tra questo più 10 alla meno 9 e S 10 alla 9 più 1 fratto 10 alla 9 più 1. Adesso supponiamo che per qualche motivo il mio MATLAB mi calcoli questo S 10 alla 9 con precisione, gli dico di calcolarlo con doppia precisione, quindi fino alla trentesima cifra decimale, sto a posto. Ora, qual è la differenza tra sinistra e destra? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Devo fare 1 fratto 10 alla 9 meno 1 fratto 10 alla 9 più 1. Adesso se fate diciamo più 1 meno 19 fa 1, quindi questo è circa 10 alla meno 18. Quindi, ripeto, non ci preoccupiamo qui del dato numerico, perché questo è, può essere fuorviante. Supponiamo, e rispettate chi sta facendo lezione, mo non sono i miei che stanno facendo così. Supponiamo di fare la somma fino a 10 alla 9, fino a 10 alla 9 termini in maniera esatta. A questo punto, prima cosa, questa stima ci dice che compiamo un errore di non più di 10 alla 9, ma se poi usiamo questa stima per rifare quel ragionamento che avevamo fatto a partire da 1, ottenendo un'approssimazione non molto buona, la rifacciamo adesso, la mia approssimazione passa immediatamente da 10 alla meno 9 a 10 alla meno 18. Allora questa cosa la potevo sfruttare anche diciamo, il concetto è: sommo fino ai termini fino a 10 alla 9 termini, un miliardo di termini, ci ha messo il computer un minuto, due minuti. Se li volevo sommare fino a 10 alla 18 per ottenere senza il ragionamento quella stessa approssimazione, non ci metteva due minuti, ci metteva miliardi di minuti. Quindi io ho ottenuto, grazie a un ragionamento, di abbassare un tempo computazionale da una cosa infattibile a due minuti. E questo sarà sempre un punto essenziale di tutti i metodi numerici. Anche quando voi andrete a fare le cose con i metodi numerici, se fate il ragionamento giusto, fate una frazione infinitesima del calcolo, ottenete un'approssimazione migliore di quello che ci ha messo un sacco di tempo in più. Quindi non conta tanto l'hardware ti può dare 10 in più, 100 in più, 1000 in più, ma se tu c'hai un buon software puoi ottenere un risultato molto ma molto migliore spendendo una frazione di tempo inferiore. Addirittura, come abbiamo visto prima, nell'altro caso era ancora peggio, il computer ti
tendeva a farti pensare che la serie convergesse, e invece la serie diverge. Quindi bisogna stare un attimo attenti quando si va a mettere mano sul computer. Chiaro? Se le cose non vengono fatte bene, c'è il rischio di prendere fischi per fiaschi. E secondariamente, anche quando le cose sono fatte bene, se sono fatte meglio, si fanno con un risultato migliore in molto meno tempo. Va bene?